Il racconto della realtà in ambito giornalistico e in ambito cinematografico è il tema della quarta edizione del Festival del Reportage e del documentario dell'Aquila, presentato a Palazzo Fibioni dal sindaco Pierluigi Biondi e da Federico Vittorini, organizzatore della manifestazione. Gli incontri ci saranno tra il 22 e il 25 di ottobre, tra Palazzetto dei Nobili, che è il quartier generale, e la Sala del Lance. Si confronterà il diverso linguaggio che cinema e giornalismo usano per raccontare l'attualità o le storie del passato. Ci saranno personaggi di spicco come Massimo Lugli, ex cronista di Repubblica e scrittore, che ricorderà l'omicidio di Giancarlo Ricci. Incontrerà Sergio Stivaletti, storico effettista e regista, che proprio dalla vicenda del Canaro della Magliana ha tratto il suo Rabbia Furiosa al Canaro. Ci saranno anche Marco Travaglio e Marco Lillo, che parleranno della trattativa Stato-Mafia. Molto spazio anche al tema dell'ambiente e del cambiamento climatico con la proiezione di due documentari. Ma ci sarà spazio anche per la fotografia e tornerà all'Aquila la fotografa Letizia Battaglia, che da decenni racconta attraverso i suoi scatti delitti di mafia e la gente di Palermo. Sarà allestita in anteprima nazionale una mostra presso la Sharky Art Gallery, sua e di Roberto Timperi. In programma poi ci sono altri confronti con Enrico Masi, regista del film Shelter, addio all'Eden, che incontrerà il fotografo bolognese Fulvio Bagani. E poi sarà presente anche Daniele Segre, direttore e regista del Centro di Cinematografia Sperimentale dell'Aquila. Dialogherà con Federico Ruffo, autore del servizio di report sui rapporti tra 'Ndrangheta e tifosi della Juve. Ma non mancheranno i talk e i dibattiti affidati ai giornalisti Marina Marinucci, Germana Dorazio, Luca Prosperi e Stefano Buda. Ci sarà il professor Taviano, il docente di storia delle religioni dell'Ateneo Aquilano, e il professor Danilo Balducci, docente di fotografia dell'Accademia di Belle Arti. I temi saranno due, questo festival tratta di giornalismo e di cinema, per cui i due punti focali saranno il racconto e il linguaggio, vale a dire il racconto che è ciò che mette insieme, unifica queste due cose diverse, quindi il racconto della realtà, il racconto dell'attualità, del passato, ma anche il linguaggio che poi è quello che differenzia. Il giornalismo deve rendere conto all'immediatezza, anche alla correttezza di ciò che si racconta. Il cinema può prendersi delle libertà.